E là, ragazzi, ennesima inquadratura improvvisata. Sì, ormai inizio i video sempre con inquadrature improvvisate. Ma oggi, ragazzi, voglio fare un video. È una cosa un po' strana, ma perché? Allora, io faccio sempre ormai video impacchettamento su TikTok, non solo qui su YouTube. E giustamente mi è stato fatto notare che non tutti ce l'hanno TikTok. Per scelta o per altro, immagino. Ve lo consiglio, io lo adoro. Comunque, quindi ho deciso di fare una compilation con alcuni dei miei video impacchettamento. Dico alcuni perché li ho scaricati, sono tantissimi. Quindi, se questa idea vi può piacere, ve li metto anche qui. Appunto, sia per chi non ha TikTok, sia per chi è appassionato di video impacchettamento. Sicuramente una compilation del genere gli fa molto piacere, anche secondo me è molto divertente. Un'unica cosa, ovviamente i video saranno in verticale. Però ci metterò uno sfondo carino e secondo me non darà un grande fastidio. E niente, fatemi sapere se questa cosa vi interessa. Ragazzi, mi raccomando, commentate in tanti, ditemi se secondo voi è una cosa interessante o meno. E niente, vi lascio alla compilation, alla carrellata. Prepariamo qualche ordine insieme. Partendo da quello di Natalie che ha, intanto per cominciare, due palline della pesca a sorpresa, quindi andiamo subito a pescarle. Collana con cuore in quarzo rosa. Questa collana non è nello shop da un sacco di tempo e niente, spero che le piaccia. Altra pallina invece. Bulbasaur in avventurina. Se non ricordo male, le piacevano i Pokémon. Lo spero davvero. Ed eccolo qua. Non c'entra niente, ma la mia nuova lampada è bellissima. Ed ecco qua il Bulbasaur, è fatto da Dio. Poi ho preso l'ultima torre in Florite. E così si vede decisamente meglio. E due scoop di Ocean Crystal Confetti. Ecco qui il bottino, abbiamo un sacco di pietre sia burattate che grezze di varie dimensioni. Poi abbiamo un bracciale in quarzo ialino. Uno in avventurina, ciondolo in cianite blu grezza, un ciondolo con conchiglia levigata e niente, sono un sacco ed è bellissimo. Biglietto da visita, stickers, un paio di burattate e una bottiglietta con chips miste. C'è l'ordine di Romina che ha anche lei due palline. Ossidiana Mogano grezza. Eccola qui. È un pezzo di ossidiana Mogano grezzo, come vedete, ed è enorme, veramente è gigantesco. E nell'altra pallina abbiamo anello in quarzo ialino con la gemma, o meglio, a forma di gemma, insomma, intagliato a gemma. Questo qui è quarzo ialino. Biglietto da visita, stickers e metto in omaggio un'agata.
Andiamo a preparare un paio di ordini insieme. Nell'ordine di Giulia abbiamo un quarzo fragola burattato, ossidiana a fiocco di neve, Una di queste ammoniti fossili, eccola qua, ed uno scoop di cristal confetti. Ed ecco qui tutto quello che ho pescato. Questo è l'ordine, biglietto da visita, stickers in omaggio, il biglietto da visita è volato via e un quarzo rosa in omaggio. Per l'ordine di sogno invece abbiamo. Finalmente qualcuno ha preso questo bellissimo obelisco in rodonite gigante. Sono contentissima che abbia trovato una casa. Oddio, questo pezzo di quarzo è enorme. Quest'altro obelisco in rodonite, che in confronto a quello di prima è più piccolo, ma è veramente molto carino e bello cicciotto. E anche l'obelisco in lapislazzuli. Spettacolare. Guardate che spettacolo sono! Infine ha preso anche lei uno scoop di cristal confetti. Ecco qua lo scoop che ho pescato. Biglietto da visita. Stickers. In omaggio metto questa torre in quarzo ialino, stupenda. Ciao, È venuta a trovarmi un'amica e ha fatto shopping, quindi adesso impacchetto il suo ordine perché comunque ha un viaggio da fare, quindi non vorrei mai che si rompesse qualcosa. Questo è il bottino. Sfera in labradorite, perché non riesco mai a dirlo. La sfera in diaspro policromo, questo bellissimo anello in agata muschiata, la torre in occhio di tigre. E questa drusa in septaglio, guardate che bello. Ora impacchettiamo tutto per rendere tutto più safe nel viaggio. Facciamo il giga ordine da 280 euro di costanza. Allora, partiamo con questa sfera in lepidolite barra unicorn stone, visto che ha comunque anche della tormalina e qualcos'altro. È per lo più lepidolite, ma è giusto dire anche unicorn stone. Abbiamo anche questa sfera in quarzo rosa, bellissima. Guardate quel riflesso stellato. Obelisco in calcite mangano. Questo che è un diffusore di essenze, basta metterci i bastoncini, l'essenza che preferite. Uno di questi bellissimi mini geodi di agata con ametista, Guardate che spettacolo! della tormalina rosa grezza, un anello in labradorite con questo stile anticato. Guardate che riflessi assurdi! L'ultimo anello di questo stile, di questo stile etnico in ametista, quarzo treclé grattato, orecchini in ottone in ametista, uno scoop di Ocean Crystal Confetti. Ecco qui lo scoop, queste sono tutte le pietre grezze e burattate che c'erano e dentro c'era anche questo bracciale in amazzonite molto bello che però ho impacchettato perché mi sembrava un po' più delicato degli altri, non so, magari sbaglio. L'ultima torre in quarzo ialino Aura, guardate i riflessi, oh mio Dio, bellissimi. Il quarzo ialino ovviamente è naturale, i riflessi sono, diciamo, man-made, quindi fatti in laboratorio. L'ultimo di questi bracciali con la catena dorata, la luna e la perla in quarzo rosa. Infine questa collana in argento 925 con l'ametista. Metto biglietto da visita e stickers. In omaggio metto alcune pietre burattate e questa bellissima ametista su stand. È veramente pazzesca, spero che le piaccia. E questo è l'ordine completo. Grazie mille Costanza. Prepariamo qualche ordine insieme anche oggi? Partiamo dall'ordine di Elena che tra le varie cose ha preso questa fantastica collana con la drusa in ametista nera. Bellissima ragazzi, spettacolare, era un pezzo unico e sono molto contenta che sia riuscita a prenderla, visto che è una mia cliente molto affezionata. Ha preso una mini torre in florite. Quale le do?
Non lo so, sono entrambe molto particolari, molto carine, perché queste ha proprio le strisce dei classici colori della Florida e sono semitrasparenti. Questa invece ha la punta viola e poi è tipo a metà viola scuro e metà di Florida gialla. Non lo so, secondo me per lei può andare bene questa. Secondo me le piacerà molto, spero di non sbagliarmi. Poi ha preso uno di questi anelli con l'ametista intagliata a gemma, mi fanno impazzire, sono bellissimi per me questi anelli. L'ultima sfera in Shungite, prendo anche da regalarle il poggiasfera così lo può appoggiare appunto. Ovviamente metto in omaggio biglietti da visita, sì. Ovviamente metto in omaggio biglietto da visita e stickers. Questo onice verde e infine questo piccolissimo carving in fluorite che è il Baobao di Nightmare Before Christmas. L'ordine di Anna Maria abbiamo questo anello con l'ametista molto etnico, questo anello con le tre minisfere in labradorite, questo paio di orecchini che si abbinano secondo me veramente benissimo a questo anello, biglietto da visita e stickers. E in omaggio metto questo quarzo tormarinato e questa labradorite burattata. Pacchettiamo Insieme un ordine dal mio shop, dal nuovo restock di ieri. Intanto per cominciare prendiamo un supporto per sfera in legno. Dopodiché prendiamo la sfera in diaspro oceano, la B, super particolare. Del calcedonio grezzo prendiamo questo qui, quarzo tormarinato burattato, questo direi che mi piace, un occhio di tigre sempre burattato, uno scoop di Crystal Confetti grande. Ed ecco qua tutto quello che ho pescato, varie pietre burattate, direi che sono più o meno tutte di dimensione media, magari questa è un po' più grande. E questo è impacchettato, faccio un po' fatica, ma mi sembra che sia un bracciale in quarzo ialino. E ora il pezzo forte dell'ordine. Questo obelisco in agata muschiata, guardate quanto è bello. Questi lati sono fatti così super belli e questo è una mega drusa unica, è pazzesco. Bellissimo. Ho messo il bigliettino da visita, alcuni sticker in omaggio, un cuoricino in ametista, un quarzo ialino, un diaspro blu e questa amazzonite che, beh, come vedete, è esageratamente grande. Ecco qua tutto l'ordine completo con anche gli omaggi. Molto bello. Prepariamo qualche ordine insieme. Nell'ordine di Giorgio abbiamo una Palmstone mini in agata albero, l'ultima ametista chevron burattata, ossidiana fiocco di neve sempre burattata, colorite E, ecco qui i flash, corrina ametista chevron A ed anche la G, ossidiana nera burattata ed un bracciale con le chips in apatite. Ultima cosa, la torre in fluorite viola C, eccola qua, e questa è controluce. Biglietto da visita, stickers e in omaggio metto questo cuoricino. Nell'ordine di Roberta abbiamo questi orecchini dorati con la falena e le perle in malachite, l'ultimo bracciale con il fiore di loto, l'ametista chevron e il quarzo ialino, ora l'ha messo a fuoco, ed una bacchetta per capelli argentata con la rosa in fluorite gialla. Biglietto da visita, stickers e in omaggio questo ciondolo in quarzo rosa. Nell'ordine di Caterina abbiamo un anello con il peridoto, un anello con le due gemme in tormarina colorata, fiore e ape, un'ammonite fossile piccolina al retro opalizzato, bellissima. Bracciale con avventurina verde, diaspro cambaba e quadrifoglio. Collana con la drusa in ametista e l'oro intorno. Guardate la drusa! In calcite mangano. Ed eccolo qui. Biglietto da visita, stickers. E metto in omaggio un cuore in avventurina arancione. È una pietra di quarzo blu burattata. Prepariamo qualche ordine insieme, partendo da quello di Michela, che ha questa torre in calcite stupenda, sembra fatta, sembra una coppa di miele con la panna sopra. Questo piccolo obelisco in calcite pistacchio, bellissimo. La torre in agata sakura B, quindi questa qui. Un'agata albicocca burattata. Biglietto da visita e stickers ed un angelite in omaggio. Ora passo all'ordine della mia amica Giulia che ha preso delle cose stupende come ad esempio questa torre assurda con la drusa. È qualcosa di stupendo. Poi anche questa che è in agata sakura,
ha delle parti verdi bellissima e anche questa drusa davanti super brillantinosa. Torre in sfalerite bianca. Guardate qua che roba, super bella, piena di druse. Ma ora il pezzo forte, ragazzi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lei, questa sfera in sfalerite, meravigliosa, piena di druse, è gigante, gigantissima. Pesa un chilo, mi pare. Bellissima. Metto subito un poggiasfera in omaggio, che questa meraviglia non può certo non avere un poggiasfera suo. Poi le regalo un bel bracciale molto bellino in quarzo tormalinato e anche questa torre in occhio di tigre. Oh mio Dio, ragazzi, quanto è bello questo ordine! Cioè, mi sento male, è troppo bello. Giulia, mi raccomando, aspetto il tuo video unboxing. Mi stavo dimenticando il biglietto da visita e gli sticker super carini. Nell'ordine di Cristina abbiamo due supporti per sfera, l'ultima torre in sodalite, l'ultima torre anche di fluorite viola. Guardate che bella in controluce. Ho preso l'ultima cosa di tutto, anche l'ultimo alari marburattato. Bracciale con le chips in pietra di luna pesca. Ok, dicevo in pietra di luna pesca. In apatite. E vabbè, ma allora, eccolo qua. E questa qui. In Agata Sakura D. In Acquamarina C. Ma guardate che riflessi. Ed in calcite a bande rosse A. Ecco qui l'ordine. Biglietto da visita, stickers. E prendo questo in quarzo ialino che serve per fare i massaggi. Prepariamo insieme un ordine da 150 euro che ha solo anelli. Partiamo con uno di questi che adesso non si vede perché la tanzanite stava penzolando. Ed è fatto così, appunto, con la pietra e la tanzanite. Bellissimo, mi piace da morire. Passiamo a uno di questi super, super, super particolari che ha il quarzo ialino Aura e questa parte intorno in metallo è veramente super, super particolare. Sembra uno schizzo oppure una farfalla. O delle ali, non lo so, non si sa ed è bellissimo. Dopodiché prendiamo un anello in ametista con la triplice luna ed ecco qui, guardate che bella questa ametista, super particolare. Uno dei più amati nel mio shop che tornerà prestissimo, questo con la labradorite e la luna. Vi ricordo che questi anelli sono tutti in rame placcato argento e sono tutti regolabili. Poi passiamo a uno di questi anelli con il granato, questo modello super elegante che mi piace da morire. Scusate, di questi ce n'erano due. Infine, uno di questi anelli con l'ametista. Anche questo molto elegante e molto bello. Metto biglietto da visita e stickers. E in omaggio mi sembra super adatto mettere un anello. Metto questo qui con le ametiste. Fatemi sapere se volete un video impacchettamento tutto in ASMR mentre metto questi anelli nelle scatoline. Sapete che il suono è stupendo. Prepariamo qualche ordine insieme. Nell'ordine di Chiara abbiamo la torre in ametista chevron e questa qui. L'ultimo obelisco in pietra di luna, guardate i riflessi, oddio. Torre in labradorite, anche questa ha dei riflessi incredibili se li trovo. Non si vedono benissimo dalla videocamera. Ecco qui l'ordine, biglietto da visita, stickers e un paio di pietre burattate in omaggio. Nell'ordine di Anna Maria abbiamo una labradorite bianca grezza, è bellissima. Acquamarina grezza. Agata albicocca burattata, un anello in ametista, molto bello, ed un anello in opale etiope e argento. Biglietto da visita, stickers, e in omaggio metto questo quarzo blu grezzo molto molto grande, guardate. Nell'ordine di Asia abbiamo la torre in labradorite D, guardate i flash. L'ultima torre di apatite, che sinceramente per me è la più bella, guardate che roba, è letteralmente un mare in tempesta. E si abbina perfettamente alle mie unghie. Torre in fluorite F, questa qui. Che meraviglia. La torre in calcite arancione D. Sembra fatta di miele e panna, tipo. Metto biglietto da visita e stickers e in omaggio questa agata che, come vedete, è gigante. Beatrice ha comprato una calcite caraibica piccola, un
Ultima Agatha Blue Lace. E sempre in Agatha Blue Lace, un anello regolabile. È bellissimo. Biglietto da visita, stickers. E in omaggio metto un cuoricino in occhio di tigre e questa florite. Nell'ordine di Eleonora abbiamo un mini scettro in florite. Non c'entra nulla, ma guardate che meraviglia la mia nuova ring light. Finalmente si vede qualcosa, è stupendo. Beh, scusate, dicevo. Jigglypuff in quarzo rosa. E questo lotto di materiali creativi con i glitter. Biglietto da visita e stickers. E in omaggio qualche piccola pietra grezza. Infine nell'ordine di Dario abbiamo questo bellissimo anello con il topazio blu, super elegante. Ed una selenite iceberg. Biglietto da visita, stickers e in omaggio questo cuore in occhio di tigre.